Lei è una professoressa di sostegno, giusto? Sì, sono la responsabile inclusione degli indici divini. Perfetto. Partiamo con alcune domande riguardo il suo lavoro. D'accordo. Il rapporto che ha lei con i ragazzi che segue, com'è? È un ottimo rapporto, perché l'insegnante di sostegno in primis deve creare quell'empatia con lo studente che ha di fronte, per cui è necessaria una dote di sensibilità, di umanità, di quella che viene appunto definita empatia, no? Condividere gli stati d'animo. Per cui un insegnante soprattutto a questo deve puntare, e io di solito ho avuto sempre degli ottimi rapporti, insomma, con i miei studenti, sia presenti che passati, e spero anche quelli futuri. Quando ha capito che le poteva piacere questo tipo di lavoro, perché comunque sia, non è un lavoro comunemente scelto da tutte le persone. Certo, certo, perché è un lavoro anche di grande responsabilità e anche di grande difficoltà. È nato per caso, sicuramente per caso, perché io quando mi sono iscritta al liceo classico pensavo di fare medicina, avevo in famiglia diversi medici e chirurghi, e poi mi sono innamorata della filosofia, ma strada facendo ho insegnato la materia per diversi anni, ma in classe quando incontravo degli studenti con delle problematiche importanti capivo che mi rapportavo con loro con una dedizione particolare. Per cui ho deciso di prendere poi la specializzazione per il sostegno, e da allora, insomma, ormai dal 2003 che mi occupo esclusivamente con grande soddisfazione di questa attività, l'attività dell'inclusione. Quindi è il lavoro che voleva fare o ciò che si è trovata? Mi ci sono trovata... È il lavoro che voleva fare o ci si è ritrovata per diverse circostanze? Perché dobbiamo aspettare 3 secondi adesso. È il lavoro che voleva fare o ti sei ritrovata per caso in questo campo? Come ho detto poc'anzi, mi ci sono trovata strada facendo. Da medicina mi sono poi ritrovata a fare filosofia e poi conseguentemente con il tempo ho trovato un interesse per questa attività molto particolare, che è quella dell'inclusione. Lei ha detto che ha un ottimo rapporto con me. Cerca di avere un ottimo rapporto. Sì, e ce l'ho, Sì. E il metodo appunto per relazionarsi bene con... Capire innanzitutto le problematiche che hai di fronte. Noi quando facciamo la specializzazione per il sostegno facciamo anche degli studi di psichiatria, di psicologia, di pedagogia, per cui noi dobbiamo capire innanzitutto chi abbiamo davanti, il soggetto, la sua capacità di relazionarsi, e da lì poi uno instaura una serie di strategie per poter entrare, insomma, in relazione con la persona. Quanti insegnanti e figure professionali sono coinvolti in questo progetto di sostegno? Qui all'ITIS Divini ormai sono da parecchi anni che c'è questa particolare predisposizione per l'inclusione. Noi attualmente abbiamo 13 docenti di sostegno, abbiamo diverse persone che si occupano dell'assistenza alla persona e alla comunicazione, abbiamo anche dei ragazzi ipoudenti. E, insomma, abbiamo un gruppo molto, molto compatto e molto unito, che lavora molto bene insieme. Come si sono realizzati, come si sono relazionati dalla società, come si sono relazionati e realizzati all'esterno della scuola questi ragazzi che hanno seguito per molto tempo? Io continuo ancora a sentirne diversi di questi ragazzi, alcuni addirittura di almeno 10 anni fa, e si sono più o meno realizzati tutti piuttosto bene, e parlo soprattutto dei ragazzi che hanno fatto una programmazione differenziata, per cui questi ragazzi oggi sono nei vari uffici dei comuni, delle AST, e li vedo, insomma, gratificati da queste attività che svolgono, lavorative vere e proprie, con delle borse lavoro anche. Quindi diciamo che ha mantenuto anche dei vari rapporti con la maggior parte di tutti i ragazzi? Sì, con molti ragazzi ho mantenuto rapporti, sì. Ci sono progetti realizzati che ricorda piacevolmente? Sì, molto piacevolmente ricordo un progetto che poi è terminato un paio d'anni fa con una ragazzina down che ha fatto la sua alternanza scuola-lavoro in un'azienda di grafica, e che al termine del percorso di studi è stata poi inserita nell'organico di questa azienda. Iniziative future che le piacerebbe portare avanti e realizzare? Mi piacerebbe continuare su questa strada dell'alternanza scuola-lavoro, in modo da poter dare ai nostri ragazzi con